Incidenti in via Torino a Caselle Torinese oggi, venerdì 13 aprile, poco dopo le 12.30. Una Fiat Punto con a bordo una coppia di coniugi anziani ha tamponato una Dacia condotta da una donna. L'impatto è stato violento e la Fiat Punto si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di San Maurizio Canavese e Torino. Aiutata la donna ad uscire, l'uomo è stato estratto dalle lamiere dell'auto dove era rimasto bloccato dai vigili del fuoco. I tre sono stati accompagnati dal 118 all'ospedale di Cirié. Pare che nessuno sia rimasto ferito in modo grave. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.